Benvenuti, buonasera. Siamo qui a presentare un libro, il cui titolo è Capitale Infetta, che io sono Giampiero Carapà, giornalista del Fatto Quotidiano, libro che ho aiutato a scrivere, diciamo, a Alfonso Sabella. Alfonso Sabella a Roma non ha bisogno di ulteriori presentazioni. Diciamo, per chi non lo sapesse, è il magistrato a cui dobbiamo arresti illustri ai tempi di Palermo, subito dopo quelle terribili stragi di mafia degli anni 90. È il magistrato a cui dobbiamo, fra gli altri, le catture di Brusca e di Bagarella, di gente insomma non proprio tranquilla, potremmo dire. E abbiamo l'onore e il piacere di avere qui con noi a presentare questo libro il presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone. Bravo. Nella sua storia c'è qualche punto in comune con quella di Alfonso Sabella. Intanto sono entrambi magistrati, e se Sabella ha avuto a che fare, diciamo, con l'area l'ala militare di Cosa Nostra, così Cantone ha avuto a che fare con i terribili casalesi, quelli, diciamo, di Gomorra, per capirci. Allora, io volevo iniziare subito partendo dalla stretta attualità, perché stamattina, leggendo quanto riportavano i giornali rispetto all'audizione di ieri del commissario straordinario di Roma, Tronca, il commissario che ha sostituito il sindaco Marino nel governo della capitale, insomma, sono rimasto stupito da queste parole che vi leggo velocemente. Un'organizzazione amministrativa pesante che ha sempre più difficoltà nell'individuazione della responsabilità di dirigenti e dipendenti, caratterizzata dall'assenza di programmazione e dalla vetustà dei regolamenti. Una macchina ingolfata dalla debolezza negli affidamenti nell'attività contrattuale, dove prolifera l'elevata frammentazione delle procedure e delle stazioni appaltanti a fronte della totale assenza di regolamenti interni. Perché mi sono stupito? In realtà non mi sono stupito, però mi ha fatto sorridere, perché se avessimo pubblicato il libro con un po' di ritardo rispetto a questa audizione in antimafia, se il libro non fosse uscito la settimana scorsa, penso che avrebbero potuto quasi accusarci di plagio, Alfonso. Intanto due capitoli: assenza di programmazione e troppe stazioni appaltanti. Però una cosa programmata, eppure, al di là di quello che dice Tronca, c'è a Roma, nel libro insomma è spiegata bene, è dell'emergenza. Partiamo da questi tre punti. Sì, grazie a te. Veramente commosso, insomma, vedere tanti volti di persone, di amici, di persone che ho avuto modo di incontrare durante questa mia avventura. Fatemi dire una cosa: oggi è il 2 marzo, è il compleanno di mia figlia, a cui il libro è dedicato, e voglio farle gli auguri in questo modo, con una questione personale, per diventare un piccolo abusetto. Sì, l'emergenza programmata, io la chiamo così nel libro, perché è una cosa su cui mi ha fatto riflettere proprio Raffaele Cantone quando quasi all'alba di una mattinata in cui stavo raggiungendo il Campidoglio, mi avvisò, racconto anche l'episodio, che aveva messo il naso sul numero delle procedure che si facevano a Roma, e soprattutto aveva evidenziato quante proroghe venivano fatte, il sistema delle proroghe. E poi ho scoperto di lì a poche ore come si trattasse veramente di una programmazione di questa emergenza. Di che cosa si tratta? Si tratta di quella che io ho definito, o ritengo sia un'incapacità certe volte della macchina amministrativa capitolina a avviare per tempo gare e contratti. Dico sempre che i dirigenti capitolini devono avere una sorta, ce ne sono parecchi qua, ma sono persone con cui anche ho avuto modo di conoscere e fanno parte di un'altra categoria, ovviamente. Devono avere una sorta di orologio biologico che gli impedisce di pubblicare le gare in primavera, quindi di fare le gare per tempo, per cui si arriva sempre all'ultimo minuto utile, quando poi non c'è più niente da fare. Io nel libro parlo spesso, cito spesso il conflitto sofocleo tra Creonte e Antigone, cioè dico che
quanto sia è difficile poi dall'insonnia del giudice sono passata all'insonnia del tra virgolette politico, perché per un politico è veramente complicato. Quando ti arriva un dirigente all'ultimo istante, e a me è capitato e a Francesca Danese che è qui in prima fila e che non finirò mai di ringraziare per l'impegno che ha profuso nella sua avventura in Campidoglio, che è durata tanto quanto la mia, dico, quando ci troviamo, quando ci troviamo, mi scusi, cortesemente, cortesemente la prego, già abbiamo avuto modo di incontrarci ieri sera, ci conosciamo, ecco. No, vabbè, quindi vi dicevo, questo conflitto sofocleo che io ho riscontrato, nel senso che da un certo punto ti trovi con l'obbligo da parte di il creonte di turno che deve far rispettare la legge, ma dall'altra parte c'è un diritto naturale di cui tenere conto. Quando il 28-29 di dicembre ci troviamo con i CAT che non sono state, la gara sui SAT che non è partita, le gare per l'emergenza alloggiativa che non sono partite, e ci troviamo con i contratti che stanno scadendo al 31 dicembre, ci comunicano che non si è fatti in tempo a fare la gara, c'erano stati un anno e mezzo per farla quella gara, ma nessuno ci aveva pensato. A quel punto tu cosa fai? Io dovevo fare il magistrato e dire no, i CAT sono illegali, così come le proroghe non si fanno, la parola proroga non è prevista nel codice dei contratti perché le proroghe non si fanno, però dall'altro canto hai 1000 famiglie, 1000 nuclei familiari da mandare in mezzo alla strada al freddo al gelo il 1° di gennaio, cosa fai? Ovviamente non c'è alternativa, l'alternativa è, come io dico, far vincere Antigone, far vincere il diritto superiore a quello degli uomini, e da magistrato è durissimo accettare una cosa di questo tipo, accettare una irregolarità, un'illegalità, pur però di tutelare la vita, un bene prezioso come quello di tante persone. Questo un pochino è stato il conflitto interiore che io ho vissuto in Campidoglio, non ero abituato a questo, vi devo dire la verità. Quando sempre con Francesca arriviamo al campo nomadi di Acilia, dove qualcuno balordo aveva sparato, perché poi ho scoperto che forse ci si voleva costruire in quel campo nomado all'altezza d'uomo per ammazzare, e scopro che è un campo tollerato, io non sapevo questa definizione del tollerato, nella mia rigidità da magistrato una cosa o è legale e allora esiste, si tutela, si protegge, oppure è illegale e si porta via. Ma lì cosa fai? Se li porti via, come li porti via? Dove li mandi? Cosa fai? Quindi anche lì è questo conflitto, questa difficoltà che c'ha il politico e che di cui bisogna prendere atto. Poi ho trovato ovviamente tante altre nefandezze di cui poi parlo anche nel libro, ma poi ne avremo modo di parlarne nel corso della serata probabilmente. Allora, io vorrei fare a dottor Cantone una domanda secca. Aggravio ha portato il suo lavoro di Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione dover avere a che fare con le telefonate, la presenza di Sabella in Campidoglio? Ma io direi abbastanza, però scusatemi, vorrei partire un po', diciamo, da lontano. Prima di tutto ringrazio Alfonso di avermi voluto in questa occasione, che abbiamo concordato in mezzo a tanti problemi, ma ci tenevo ad esserci. Ci tenevo ad esserci per una ragione soprattutto personale, perché non credo di svelare un arcano se dico che in qualche modo io mi sentivo responsabile della nomina di Alfonso Sabella. Mi sentivo responsabile perché racconto un episodio che tutto sommato credo di non raccontare alcuna arcana iuris per come è stato nominato Alfonso, nel senso che qualche giorno dopo che ci fu la prima retata di Mondo di Mezzo, Mafia Capitale, comunque ci abbiamo capito di che si trattava, venne a trovarmi il sindaco Marino. Io avevo conosciuto il sindaco Marino in un incontro che avevamo fatto al comune, un incontro con il ministro Madia, e ci eravamo scambiati qualche parola, io lo avevo visto fino a quel momento soltanto in televisione, venne a trovarmi e facemmo una chiacchierata. Devo dire, in quell'impressione ebbi l'idea che quella definizione che qualcuno gli aveva dato di marziano era effettivamente corretta. Parlammo di tantissime cose e soprattutto il sindaco a un certo punto mi disse: ma c'è una situazione sulla quale è difficile uscire. Parlammo, diciamo, che del problema del coinvolgimento mafioso, e io lanciai l'idea, dico, ma forse in una realtà e un comune come Roma sarebbe importante prevedere un assessore alla trasparenza. E lui ebbe come una sorta di illuminazione: bellissimo, ma chi si può nominare assessore alla trasparenza? E io dissi: ma normalmente l'assessore alla trasparenza si nomina un alto funzionario dello Stato, non parlo pro domo mio, ma un magistrato, un prefetto. Ah, mi disse: un magistrato, ottima cosa. E se ne andò dopo un po'.
Qualche giorno dopo mi chiamò e mi disse che aveva, diciamo, pensato, aveva fatto una serie di valutazioni e aveva pensato di nominare Alfonso Sabella. Me lo chiese dicendo: mi vuole dare un consiglio? Dico: ma che consiglio le posso dare? Dico: io conosco di fama Alfonso Sabella, ci siamo incontrati in qualche occasione. Se accetta, credo che trova, diciamo, assolutamente manna dal cielo. Devo dire, io dissi se accetta, perché veramente ci voleva un kamikaze per accettare. Ci voleva un kamikaze, ma io un po' avevo letto, io per esempio avevo letto il suo libro Cacciatore di latitanti, sapevo che lui era un kamikaze. Sapevo che lui era un kamikaze e non mi meravigliai quando poi Marino mi disse che aveva accettato. E devo dire, io mi sono tante volte sentito in qualche modo responsabile dei problemi che ha avuto Alfonso, di cui parla nel libro, di alcune cattiverie che gli sono state fatte, diciamo del tentativo in qualche modo di delegittimarlo come uomo, come magistrato, ma questo era il meno, ma soprattutto dell'impegno che gli ha ragionato, diciamo, una stanchezza fisica in un poco momento. Io ho visto tante occasioni davvero stanco, e io sapevo anche del prezzo che avrebbe pagato dopo, perché, diciamo, entrambi veniamo dallo stesso mondo e so che il nostro mondo è un mondo particolare in cui a volte si è buoni a perdonare peccati gravi, ma non si è particolarmente disponibili a perdonare quando un magistrato sceglie di servire le istituzioni da un altro lato. E Alfonso, diciamo, sapeva che questo avrebbe pagato in qualche modo, purtroppo questo aveva ragione a pensarlo. E solo un kamikaze in quel senso poteva non farsi preoccupazione di queste questioni. Quindi io mi sentivo in qualche modo responsabile e mi sono sentito molto sollevato dopo aver letto il libro, dopo aver letto, devo dire, soprattutto le conclusioni del libro, perché lui, tutto sommato, pur raccontando un'esperienza che, diciamo, di cui dirò qualcosa, un'esperienza però durissima, ne ha tratto, da persona intelligente, da uomo a cui piace l'avventura, cita Itaca, l'aspetto positivo, che è l'idea che, diciamo, nella vita bisogna sapere raccogliere le sfide, bisogna saper lanciare il cuore oltre l'ostacolo, bisogna avere il coraggio di dire: ma io questo lo faccio senza preoccuparmi di quali sono le ricadute. E quindi questo in qualche modo mi ha un po' sollevato dal punto di vista personale e psicologico, perché ho capito che quantomeno di questa esperienza e di tutti i problemi di questa esperienza Alfonso ne aveva tratto qualcosa di positivo. E devo dire che soprattutto questo libro è in qualche modo qualcosa di positivo. Ammetto un'altra cosa: per come conoscevo Alfonso, io ho pensato, e anche dopo aver letto il titolo, dico, questo libro sarà all'Alfonso, cioè un pugno in faccia. Invece questo libro è un pugno in faccia dato con il guantone, nel senso, con grande stile, senza quasi mai accusare nessuno, se non proprio nei casi in cui è assolutamente indispensabile. Lo fa, diciamo, tutto sommato molto spesso guardando del bicchiere la parte mezza piena, ci tiene tante volte a citare le parti positive del Comune di Roma, e viva Dio, per fortuna, tutti sappiamo che per fortuna le mele marce sono la minoranza, anche se fanno più rumore delle, diciamo, delle mele che sono assolutamente buone. Ma, dicevo, sia pure con questo stile emerge uno spaccato che io credo sia uno spaccato di cui nessuno potrà più far finta che non c'è, perché, diciamolo con chiarezza, le relazioni che noi come ANAC abbiamo depositato, le relazioni che farà la commissione antimafia, le relazioni purtroppo segrete che sono state fatte dal prefetto Gabrielli e che qualcuno comunque ha letto, restano atti per addetti ai lavori. Questo non è un atto per addetti ai lavori, ma è una denuncia di come ha funzionato nell'ultimo periodo la capitale d'Italia e di quali meccanismi dietro la gestione del denaro della capitale d'Italia c'era. Io credo che il capitolo dedicato ad Ostia, che in assoluto credo sia quello più drammatico, evidenzia uno scenario che, diciamo, definire da reggente è poco, altro che città, diciamo, non mafiosa, come se qualcuno provava a dire fino a pochi giorni fa, altro che città che con la mafia non aveva nulla a che fare. A Ostia abbiamo la presenza di ogni tipo di mafia, e Alfonso racconta, diciamo, dati, ma racconta soprattutto quello che ha trovato sulla gestione del lungomare più importante d'Italia. Racconta la storia del muro e di questo famoso muro che è più difficile da abbattere, del muro che era quello che è caduto nel 1989, mentre questo muro chissà se cadrà mai nella sua entità. Racconta delle vischiosità che ci sono collegate a quel mondo,
racconta sia pure con molto stile le connivenze che c'è nel sistema della città, dai giornali che fanno gli attacchi mirati, in cui ci sono giornalisti che prima avevano fatto i capi degli uffici stampa dei presidenti dei municipi locali, racconta di quanti meccanismi di collusione c'erano. Io credo che chiunque si accingerà in futuro a governare Roma, chiunque sarà, non potrà fare a meno di partire da questi dati. Questi dati che ormai, diciamo, si impongono con una logica che è quella anche della logica della divulgazione, su cui sarà molto difficile dire non avevo capito, non sapevo, che è l'alibi di tutti, perché in questo libro si capisce chiaramente che l'alibi migliore è quello di dire che non avevo capito. Noi in Italia abbiamo una quantità di persone che non ci vive, non ci sente, non, diciamo, non è in grado di capire. Oggi però sarà molto più difficile. Sarà molto più difficile, anche in questo senso credo che questo sia un momento di soddisfazione che ripaga le amarezze. Ciò detto, e rispondo alla domanda e chiudo, il periodo, diciamo, è stato di grande collaborazione con Alfonso, l'ho cercato io, come lui racconta nel libro, per dirgli di questi dati che mancavano, poi ci siamo sentiti di continuo, tutte le volte in cui abbiamo avuto la possibilità di dargli una mano, di doverci confrontare, in qualche caso anche in modo, diciamo, dialettico, perché ovviamente quando noi abbiamo dovuto fare delle cose, per me era semplice capire a chi chiamare al Comune di Roma. Quando avevo dei problemi sui controlli da fare per gli atti al Giubileo, sapevo chi chiamare, sapevo che, diciamo, avrei trovato disponibilità e avrei trovato collaborazione, cosa che non è capitata facilmente e non capita facilmente. E poi, diciamo, soprattutto sapevo che pur nei diversità di ruoli avevamo un elemento fondamentale, la capacità di parlare la stessa lingua e di credere negli stessi valori sottostanti, e questo ci ha portato su molte cose a riuscire a trovare le soluzioni, perché come sono partiti i lavori del Giubileo Alfonso non lo dice, però, diciamo, è stata una delle operazioni giuridiche, lo so, è stata una delle operazioni giuridiche più complicate che, devo dire, lui ha partorito, pur non essendo un esperto di appalti, su cui all'inizio gli ho detto: Alfonso, ma tu sei caduto con la testa a terra. E poi però, devo dire, abbiamo riflettuto, abbiamo coinvolto l'Avvocatura dello Stato, abbiamo fatto una riflessione, abbiamo detto che quella era una soluzione possibile. Non l'hai scritto, ma questo, voglio dire, se il Giubileo, per quanto non sta avendo il successo che tutti ci immaginavamo, è comunque partito, vabbè, ma questo, diciamo, dipende da altre cose. È stato anche merito di quella intuizione, merito della capacità di confrontarsi, merito anche della capacità di sapere che l'interlocutore era in ogni caso totalmente a buona fede. Allora ci ha portato sicuramente un sacco di problemi in quel periodo, però le assicuro ce ne ha risolto anche tantissimi, perché l'interlocuzione con Roma Capitale è per un'autorità come quella anticorruzione assolutamente indispensabile. E finché c'è stato Alfonso ci siamo sentiti tutti più tranquilli. Bravo, bravo. L'altra sera ci siamo messi a ridere con Alfonso quando abbiamo letto delle giuste lamentele, in realtà, del dottor Cantone rispetto ai tagli che la sua autorità nazionale anticorruzione, insomma, a cui deve far fronte, perché nel libro in realtà Alfonso dice di invidiarlo Cantone, se ci vuoi raccontare perché. Vabbè, è chiaro che essendo un assessorato di nuova costituzione io arrivo il 23 dicembre, quando il bilancio era già bello, perché mi danno una segretaria, una stanzetta d'emergenza, e io per tanto tempo sono stato costretto a dire, a presentarmi non come assessore ma come l'assessorato, perché era tutto io, quindi praticamente aver dovuto fare un po' da solo. Devo dirvi però una cosa, che all'inizio purtroppo ero anche contento di far tutto da solo, perché ho fatto una battuta proprio all'inizio della mia esperienza, quando ero a Palermo e cercavo i dati, tanti sapevo che erano i mafiosi ma non sapevo dove stavano. Adesso che sono a Roma so perfettamente dove stanno tutti, ma non so chi sono veramente. E conseguentemente nel dubbio ho preferito per un certo periodo, veramente, anche io non ho insistito particolarmente per avere una squadra, una staff. Avevo chiesto aiuto alla Guardia di Finanza,
stanza dei carabinieri, qualche generale, qualche amico, affinché mi mandassero in comando qualche finanziere, qualche carabiniere. In realtà ovviamente nessuno era così pazzo da mettere le mani su Mafia Capitale, su Roma Capitale in quel momento, perché era veramente e quindi conseguentemente sono stato anche contento per un periodo di essere da solo. Invidiavo Cantone soprattutto quando poi ho avuto modo di conoscere la sua squadra e quei ragazzi straordinari che ha della Guardia di Finanza, che sono bravissimi, con cui io ho avuto modo di lavorare. Ne ho massacrato uno, l'ho proprio uno stalker, mi denunciava per stalker. Il maresciallo Lunga aveva tutti i diritti di farlo, perché l'ho tempestato di telefonate, di consigli, abbiamo concordato, e devo dire è stato veramente una persona straordinaria, lui con gli altri sottufficiali che ne fanno parte. La collaborazione con Raffaele è stata straordinaria, devo dire che qualunque cosa era sempre disponibile, nonostante la miliardi di impegni che ogni giorno in più ti danno, perché te ne danno uno al secondo praticamente, quindi la tua struttura sicuramente non è sufficiente a reggere questa mole di verifiche che purtroppo ti vengono richieste, che purtroppo vengono richieste, perché questo è il problema reale. Perché noi abbiamo bisogno di fare tutte queste controlli? Per quale ragione l'Italia è al 61° posto nella classifica della corruzione? Queste sono le grandi domande che dovremmo porci. Per quale ragione veramente l'ultimo paese del G7, del G8 sul piano della corruzione, uno degli ultimi paesi d'Europa, siamo appena prima della Bulgaria, sinceramente non è qualcosa di cui andare molto orgogliosi. Io ho cercato di individuare, secondo me, sono responsabilità gravissime della politica e sono responsabilità gravissime della classe dirigente e della burocrazia. Le maggiori le attribuisco alla politica, perché la politica, dopo aver deciso con la legge Bassanini di separare l'indirizzo politico dalla gestione amministrativa, ha pensato che l'amministrazione non fosse più un problema di cui occuparsi, praticamente l'ha delegata ai burocrati. Tutto questo significa che se tu hai una classe dirigente ben formata, ben preparata, capace, e allora i problemi li puoi risolvere. Ma quando la politica ha l'idea, anche la politica più sana, migliore di questo mondo, ma non trova, quando la politica di Ignazio Marino tira fuori, vedo Francesca Danese, quindi mi vengono in mente di parlare sempre di cose del sociale, tira fuori l'idea di superare l'emergenza alloggiativa dei CAT, dei cosiddetti residence, di questo schifo che sono i residence, perché i residence, poi come sono andato a cercare nel libro Logia, sulla Treccani come viene definita la parola residence, appartamenti signorili di lusso in complessi eccetera, e dico solo l'ironia dei romani li poteva chiamare residence, quei posti lì, e così pensano di superarli e ci mettono due anni a fare una gara, e poi non è nemmeno la gara migliore che potevano fare, e allora evidentemente c'è qualcosa che non va, qualcosa che non funziona. Io mi sono dovuto mettere sulle spalle, perché non avevo un euro nel bilancio, anche per tornare alla domanda principale, per gestirsi anche provare a fare la formazione dei dirigenti, gli accordi quadro, questo sconosciuto a Roma. L'accordo quadro è un meccanismo che permette di non farci le manutenzione delle strade semestrali mettendoci le toppe e l'appalto, permette di scegliere, di selezionare, di fare una gara a evidenza pubblica, mettendo una commissione magari diverse da quelle, con uno in quota centrodestra, uno in quota centrosinistra e l'altro in quota centro che cosa, perché poi vedete, mi sono dovuto inventare una cosa che è il sorteggio delle commissioni giudicatrici a Roma, ma il sorteggio è una sconfitta. Perché quando sento dire uno dei dirigenti arrestati per Mafia Capitale che lui faceva parte di una commissione di valutazione di una gara in quota centrodestra, ora dico, sarebbe come dire che in un processo penale, io ragiono sempre da magistrato, il presidente è in quota imputato, il giudice latere di destra è in quota pubblico ministero e quello di sinistra è in quota parte civile, ma dico, può essere una cosa così? Allora inventi il sorteggio, sorteggiamoli, facciamo un albo e abbiamo fatto. Ma il sorteggio è una sconfitta, perché io mi sono privato d'amministrazione di scegliere il miglior presidente possibile, di scegliere i migliori componenti possibili per valutare quella gara, qual è il progetto migliore. E allora mi trovo a Roma con dirigenti che non conoscono, un accordo quadro degno di questo nome a Roma, manco sanno che cos'era, ho provato a metterli, ma mancata la formazione, me la sono inventato, ho chiesto a tanti amici, a dei colleghi, dei magistrati, a dei dirigenti di altre amministrazioni a venire in Campidoglio a fare dei corsi di formazione dei dirigenti, e lì ho scoperto una cosa importante, che molti di loro non si parlavano tra loro.
non si parlavano, cioè magari qualcuno aveva trovato la soluzione al problema, ma restava come se fosse una soluzione di quel municipio e gli altri 14 non ne sapevano niente, la soluzione di quel dipartimento e gli altri dipartimenti non ne sapevano nulla. C'era anche questo, e poi il problema principale di Roma, che io veramente mi auguro chiunque verrà a governare Roma: troppe sono le stazioni appaltanti, sono troppe, sono almeno 44 senza contare le partecipate, le controllate, le monitorate, ci sono circa 100 centri di spesa, come si fa? Cioè, non sfuggirà a nessuno, non ci vuole una grande intelligenza per capire che fare 100 gare per comprare un bicchiere a gara ha un costo in termini umani, in termini di risorse personali e di risorse economiche, e fare una gara per comprare 100 bicchieri ha un costo completamente diverso. Quindi questo noi avevamo fatto, è stata la cosa, io purtroppo nel libro racconto tanta amarezza, l'amarezza di non essere riuscito a completare gran parte del mio lavoro, perché purtroppo quell'autunno è stato un autunno per me devastante, c'era la centrale unica di committenza da portare in assemblea capitolina, avevamo già approvato in giunta con tutto il regolamento dei contratti, c'era Ostia, quindi volevo mettere mani seriamente, perché Ostia purtroppo, ecco lì, conflitto Sofocleo ancora, Antigone e Creonte, quando io arrivo a Ostia e siamo i primissimi d'aprile, mi posso mettere a portare le ruspe sul lungo muro e a buttare giù tutto come avrei avuto voglia di fare? È la stagione balneare e i romani che fanno? Mi ammazzano poi, perché gli posso sequestrare gli stabilimenti. Allora preparo tutto, mi preparo per ottobre. A ottobre purtroppo è stato troppo tardi quando avevo pronto, però devo riconoscere che quell'azione, quel tracciato che un po' avevo lanciato io, in qualche modo viene continuato, e credo che finalmente almeno la sensibilizzazione su questa vicenda, su questo negare il mare ai romani, cioè Roma può essere la capitale del Mediterraneo. Roma può essere veramente la capitale del Mediterraneo. Roma è l'unica grande città, grande metropoli europea che ha il mare e non lo sa, non lo sa. Ostia e Roma, cioè sono due entità diverse. Poi la realtà che ho trovato a Ostia è una realtà che tutti un pochino conosciamo e che devo dire io avevo iniziato a conoscere già da lontano 1997, quando proprio da indagini che ho fatto alla procura di Palermo per arrestare Pasquale Contrera in Spagna, qua c'è, e all'epoca lavorai con Nicola Calipari che era capo della Criminal Pol, qua c'è Rosa presente in sala che ringrazio per... Devo dire che fu all'epoca che già cominciai a capire che Ostia era una realtà particolare, che a Ostia c'era la mafia. Ora, scusate, fatemi fare una polemica, ma che i romani si rendano conto che c'è la mafia a Roma soltanto perché quando muore Vittorio Casamonica c'è una carrozza con i cavalli e l'elicottero che vola in cielo. Cioè, mi sembra che sia una follia. Cioè, veramente, ci voleva un funerale Cafone per farci rendere conto che c'era la mafia a Roma. Le mafie a Roma sono presenti, non sono il maggior problema di Roma, attenzione, perché il maggior problema di Roma per me è la corruzione, rimane e resta la corruzione. Roma è una città molto più corrotta di quanto sia mafiosa. Il problema è che l'indagine Mafia Capitale ha dimostrato come dalla corruzione nascano anche le mafie. Quando si fondano un'organizzazione tipo militare come quella di Carminati con un'organizzazione di tipo corruttivo come quella di Buzzi, nasce questo fenomeno nuovo. Io sarò pure criticato, secondo me Mafia Capitale è morta e sepolta, la magistratura una volta tanto è intervenuta per tempo, ne ha fatto piazza pulita, non ci sono più le condizioni per cui possa rinascere un altro fenomeno, almeno nell'immediato, come Mafia Capitale, ma le mafie restano sul territorio di Roma e la corruzione soprattutto resta sul territorio di Roma. Oggi ho detto, qualcuno mi ha pure criticato, che mentre ero in una trasmissione televisiva ho detto, mentre noi stiamo parlando sono pressoché certo che da qualche parte a Roma si stia chiudendo un accordo corruttivo, si stiano pagando delle mazzette, ma credo di non essere proprio molto lontano dal vero. E allora permettetemi di ringraziare Raffaele Cantone per quello che veramente fa, perché ha avuto il coraggio, la capacità di mettersi sulle spalle, fatemelo dire, nasino morto, come direi, come era la VCP, e di trasformarli in una struttura moderna, capace e tra l'altro dandole un prestigio straordinario, che è l'ANAC, che è veramente un punto di riferimento chiaro per tutta la nazione. Due
evidentemente si vogliono troppo bene, ma vi volevo leggere questo breve passaggio, perché è una telefonata che il dottor Cantone fa al dottor Sabella una delle prime mattine in cui Sabella aveva preso lavoro al Campidoglio quale assessore alla legalità. E gli dice Cantone, io non so se questa se l'era appuntata, se aveva registrato la telefonata, però c'è un virgolettato preciso: ti volevo subito informare che vi sto trasmettendo i dati delle verifiche che ci ha chiesto il sindaco Marino sulle procedure del suo periodo e di quello di Alemanno. Non è che ci sia tutta questa grande differenza, è vero che Alemanno ha speso parecchio di più, ma anche con Marino le gare a evidenza pubblica si contano sulle dita di una mano. Dice Sabella, cerco di prendere tempo e gli ripeto la storia dei ritardi nell'approvazione del bilancio che avevano reso inevitabili le proroghe di mese in mese, ma le mie giustificazioni non suonano particolarmente convincenti. Ora, quello che voglio chiedere, nemmeno allo stesso Sabella, ma quello che voglio chiedere a Cantone è questo: com'è possibile che un'amministrazione pubblica, io penso che Roma non sia un caso isolato in Italia, perché lui abbia avuto modo di avere a che fare anche con altre situazioni simili, com'è possibile che si riduca così? E se è vero che Roma non è un caso isolato, io però ricordo che proprio il dottor Cantone non troppo tempo fa, omaggiando Milano del titolo di capitale morale d'Italia, disse che invece Roma non ha gli anticorpi per poter essere definita tale. Io, diciamo, su questo punto fui assolutamente equivocato, nel senso che ovviamente sono convinto che Roma non ha gli anticorpi. Non ho detto affatto che Milano li avesse, ho detto semplicemente che Milano li aveva dimostrati con riferimento alla vicenda Expo. Però diciamolo con chiarezza, perché poi secondo me bisogna avere il coraggio anche nei confronti di una realtà che si ama, Roma è la mia seconda città, a maggior ragione di chiedere qualcosa in più. Nei confronti di una persona a cui vuoi bene, tu devi chiedere di più, non ti devi accontentare. Quindi voglio dire, una città così bella con questa storia forse ti aspetteresti di diverso, ma io ho sempre ritenuto che l'emblema dei problemi della città non fosse stato Mafia Capitale era un sistema incestato, era un sistema, diciamo, ma che si fosse verificato a distanza di, durante il mese di settembre, fosse stato arrestato un impiegato comunale che si prendeva una mazzetta per strada di 2000 euro. Nel momento in cui la città era sostanzialmente sotto gli occhi di tutto il mondo, nel comune c'erano forse più poliziotti, carabinieri e finanzieri dei dipendenti, eppure c'era qualcuno che non si preoccupava assolutamente di prendersi una mazzetta di 2000 euro e fra l'altro la pagava quella ditta che poi avrebbe vinto, ma per fortuna esclusa, la prima gara del Giubileo. Il che significa che malgrado gli arresti, malgrado quello che era successo... Scusa, se interrompo, la pagava tra l'altro per avere la lista delle ditte invitate, cosa che gli avevo segretato proprio io. Però voglio dire, diciamo, il tema era che non aveva paura di dare 2000 euro a un dipendente visto casualmente dalla polizia nell'ambito di un'altra indagine, quindi nemmeno nascosti chissà dove. Allora il tema è che, diciamo, rispetto a questa realtà bisogna avere il coraggio di dire, di guardare in faccia che ci sono problemi rilevantissimi. Non so se sia vero che in ogni momento si chiudono accordi corruttivi, anche perché io non ci credo alla mazzetta, del resto se la prendeva il funzionario. In Mafia Capitale soldi non ne passano, passano cose più serie, passano incarichi, passano potere, passano partecipazione e vittoria alle elezioni, cose molto più serie, sì, ma diciamo non più gravi, molto più gravi. La mazzetta appartiene per certi versi soprattutto al passato, ma il tema vero è che rispetto a questa realtà c'è sicuramente un sistema amministrativo che non ha funzionato, perché per esempio noi prima che emergesse la storia di Mafia Capitale avevamo avviato un controllo sulle procedure negoziate e avevamo verificato che per esempio le procedure negoziate, che per capirci sono le procedure meno garantite, perché non significa necessariamente procedure illecite, ma quelle nelle quali è più facile fare gli illeciti, perché non si fanno gare pubbliche, perché non c'è nessuna evidenza esterna, perché non ci sono commissioni di gara. Avevamo verificato che Roma aveva percentuali più alte in assoluto d'Italia e poi guarda caso Mafia Capitale si è verificato. Certo, c'è un sistema della pubblica amministrazione che non è molto dissimile in molte città. Noi all'epoca abbiamo preparato la classifica delle città dove c'era l'utilizzo della procedura negoziata e nessuna delle grandi città italiane aveva procedure negoziate al di sotto del 70% delle gare, percentuali mostruose.
perché? Questa è la domanda a cui provare a risolvere, perché se noi continuiamo a dire va tutto male, tutta corruzione, sì, abbiamo ragione probabilmente, ma spariamo sul mucchio. Dobbiamo cominciare a capire perché. Alfonso l'ha già detto, perché c'è stata una logica di deresponsabilizzazione che ha spinto, per esempio, la politica ad abdicare completamente la sua funzione, a lasciare spesso una dirigenza che contava molto di più della politica. Io l'ho sempre detto, cioè, se c'è un'intercettazione che in Mafia Capitale mi ha impressionato è quando si paga un consigliere comunale per intervenire su un dirigente. Cioè, si è arrivato al problema opposto, il consigliere comunale non conta nulla, deve fare lui da tramite per convincere un dirigente a far dare un appalto. C'è evidentemente un sistema che non funziona, ci sono regole che non funzionano, ma voglio dire, non è che Mafia Capitale nasce così, ma la storia dei vigili urbani l'ultimo dell'anno, ma mica si è verificata in un'altra città del mondo. La storia delle difficoltà di fare la rotazione di persone che abbiamo dimostrato da 27 anni stavano nello stesso posto e facevano la stessa funzione, mica erano fatti casuali. Cioè, voglio dire, chi semina vento raccoglie tempesta. Questo è un dato, c'è poco da fare, questo è il punto su cui lavorare. Perché io credo che un sistema di regole, che però si fanno applicare, perché poi le regole bellissime che stabiliamo non facciamo applicare, un sistema che prevede criteri reali di trasparenza, un sistema che prevede criteri reali, per esempio, di responsabilizzazione di chi fa chi. Alfonso lo sa, una delle ragioni di lamentela che noi abbiamo avuto fin dal primo periodo che abbiamo cominciato a fare i controlli sugli appalti del Giubileo, che noi non sapevamo con chi parlare, parlavamo con Alfonso, che lui non era l'unico, non doveva sapere, non si occupava di contratti. Ogni volta avevamo carte da soggetti diversi, con firme diverse, e ognuno era in grado di ribalzare agli altri. Questi sono dati che di per sé non significano nulla, ma che sono l'humus della corruzione. Se noi non interveniamo su quest'ultimo aspetto, perdiamo tempo. Alfonso, il dottor Cantore ha toccato un punto, mi sembra, nevralgico della tua esperienza in Campidoglio, l'incontro con i dirigenti e i funzionari. Ti sei inventato la rotazione, c'è stato anche qualche intoppo, diciamo, in questa rotazione. Poi del libro colpisce, insomma, chi ho avuto modo di parlare con chi lo ha già letto, colpisce un messaggio che tu hai ricevuto da un messaggio su WhatsApp che hai ricevuto da un dirigente alla fine della tua esperienza amministrativa. Se ci vuoi parlare di questo. Volevo leggere un pezzettino del libro quando ha parlato Raffaele, quando dico l'importanza dei dirigenti. L'evidente controprova di questa mia convinzione l'ho avuta con la seconda ondata dei arresti per Mafia Capitale, allora quando è emerso come per mettersi al libro paga un onorevole capitolino, così si chiamano a Roma i consiglieri comunali, e dunque uno dei più alti rappresentanti politici della capitale, Muzzi e Cogli versavano uno stipendio mensile di appena 1000 euro a fronte dei 572.000 euro in contanti che il Rosso dei Carabinieri aveva trovato a casa di un semplice funzionario del Dipartimento Ambiente. Facendo qualche conto, appare evidente come l'onorevole capitolino dovesse farsi corrompere per oltre 47 anni di fila per raggiungere la cifra che aveva già incassato un banale funzionario. Aggiungo, sono le regole del mercato, del resto regole impietose, non guardano certo al prestigio politico personale del corrotto, ma ovviamente solo a livello del contributo che questo può fornire al rapporto corruttivo. E chiaramente il ruolo di un semplice funzionario in quel contesto è molto più importante del ruolo di un politico. È accaduto questo praticamente, io ho parlato male dei dirigenti e dei funzionari, mi sono attirato parecchie ire, parecchie cose, però ho anche avuto persone che hanno capito che era il momento di cambiare rotta, che bisognava crescere professionalmente, bisognava dare delle risposte, le risposte che la città voleva. Ho scoperto anche che Roma aveva anche tanti bravi dirigenti, capaci, molto spesso messi nei sottoscala, ce n'è uno in sala che non cito ma è ampiamente citato nel libro, e che purtroppo bisognava lavorare su di loro. Proprio per loro mi sono inventato questi corsi di formazione che ho fatto, ma quando ne parlavo male ovviamente io lo facevo anche per stimolarli,
non ho avuto un grande supporto da parte dei colleghi assessori, diciamo la verità, nel senso che molti la pensavano come me, però pubblicamente non potevano dirlo e quindi preferivano, io sostanzialmente non avendo agganci politici, non avendo un bacino elettorale a cui dare risposte, non avevo peli sulla lingua da questo punto di vista, e allora da parte di molti c'è stata la presa di distanza dalle mie posizioni, presa di distanza che chiaramente ha finito inconsapevolmente per rafforzare quella parte di dirigenza che non vuole cambiare, perché tutto qua, tutto il problema a Roma sono i cambiamenti. Quando tu vai a fare un cambiamento, quando tu un contratto lo rimetti in gara, il contratto mi pare per l'assistenza agli ipovedenti e non vedenti risale al 1983, cioè 32 anni per fare una gara, non so, 33 anni sono passati. Affidamento diretto, una gara non la fanno dal 1983, giusto assessore Danesi? Esatto. Guarda, cose da follia pura proprio. Quando tu vai a rimettere sul mercato un contratto, praticamente che cosa hai fatto? Hai messo a rischio il posto di lavoro di quelli che lavorano su quel contratto, conseguentemente te li trovi tutti incatenati sotto la statua di Marco Aurelio a protestare perché perdono il posto di lavoro, come se fosse un diritto vincere una gara d'appalto. Il problema è che un'amministrazione seria avrebbe dovuto studiare delle clausole sociali per tutelare i lavoratori, per fare in modo che che la parte più debole del contratto non venisse tagliata fuori, ma soprattutto a dire alle imprese: no, gioia mia, tu adesso ti adegui. Perché io faccio degli esempi, ma capirete con le proroghe, vi faccio un esempio banalissimo: quanto costava avere un gigabyte di internet qualche anno fa? Quanto costa adesso? C'è una bella differenza. Se io continuo a prorogare un contratto che non è un esempio inesistente, è un esempio esistente in realtà, un contratto che nel 2000 si ragionava in termini di megabyte e io lo continuo a prorogare agli stessi prezzi del 2000, oggi ho fatto spendere 100 volte di più all'amministrazione. E allora io capisco i lavoratori di quella multinazionale, ma cara multinazionale, tu ti adegui adesso. Io ti farò in modo che molti lavoratori non perderanno il loro posto. La vicenda, la tragedia che io non ne parlo nel libro perché l'ho seguita soltanto nell'ultima fase, ma la vicenda della multiservizi di Roma Capitale è abbastanza indicativa. Parliamo chiaro, è inutile che si giri intorno. Lì, per tutelare il posto di lavoro a una ventina di dipendenti, si sono lasciati di fatto in mezzo alla strada più di 2000 operai. Questo alla fine è stato il discorso. Diciamo la verità, è inutile che si sta, chi conosce la vicenda sa perfettamente che è così, perché si fosse aderito all'epoca a una convenzione Consip che prevedeva il riassorbimento di praticamente di tutto il personale non dirigenziale, allora praticamente il problema sarebbe stato risolto. Invece si è fatto un pasticcio, adesso siamo in proroga, si andrà in proroga chissà per quanto tempo, queste persone che lavorano sempre con la spada di Adamo, come diceva Gaspare Mutolo, sulla testa, la spada di Adamo, era un pentito palermitano, diceva la spada di Adamo, era la Mercedes di Totò Riina. Saranno sempre sotto la spada di Damocle della perdita del posto di lavoro e conseguentemente questi poi saranno i risultati. Vedete, certe volte si fa passare il messaggio che il rispetto delle regole e la tutela dei diritti poi siano due cose completamente diverse, ma non è vero, perché certe volte, molto spesso, un'amministrazione brava, una politica capace, una dirigenza preparata riesce a coniugare le due cose. Si può fare applicando le regole. Raffaele raccontava delle difficoltà che noi abbiamo avuto per far partire i lavori del giubileo. Parliamo chiaro, i soldi per il giubileo sono arrivati il 27 di agosto, si potevano avere tramite un mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti che si è riuscito a concludere, pur facendo le corse contro il tempo, l'11 di settembre. Il giubileo cominciava l'8 dicembre, fa una gara a evidenza pubblica, era impensabile. E allora, anche grazie, applicando le regole senza violare niente, abbiamo fatto delle procedure che comunque hanno dato un minimo di trasparenza. Devo dire, l'ANAC ci ha messo un impegno straordinario perché mi ha mandato la sua struttura ad andare a controllare la lista delle imprese accreditate che avevamo noi, ha fatto uno screening incredibile, cosa che io avevo disposto di fare il 20 di gennaio precedente, ma ovviamente era caduto nel nulla questa richiesta. Quindi comunque si sono fatti degli affidamenti con una parvenza, con un minimo di trasparenza, con un minimo di
di legalità. È stato complicato, ma ci si è fatto, ci si è riuscito. Io racconto un episodio quando praticamente mi lamento con il capo del dipartimento del SIMU perché non avevano aderito a una delle tante richieste che l'ANAC faceva e avevano continuato a fare gli stessi errori. E giustamente l'ingegnere mi dice: ma noi siamo ingegneri, assessore. E non ha torto, perché lui è abituato a fare l'ingegnere, ma quello che mancava era la struttura legale che gli facesse, che gli colmasse quel vuoto. Lui poteva fare i capitolati, se a me mi chiedevano, faccio l'esempio, di fare i calcoli in cemento armato per una diga, che gli dicevo, non sono capace, non è roba mia. A questo punto mi sono autonominato ufficiale di collegamento con l'ANAC e mi sono messo a lavorare direttamente con Raffaele e la sua squadra per riuscire a uscire dall'impasse. Però ecco, questa è ancora una volta lavorare in emergenza. Roma ha bisogno di una struttura in grado di farli questi contratti, di farli gli appalti, di farle le gare, farli con trasparenza, perché la trasparenza, l'evidenza pubblica, la non discriminazione, la rotazione sono... non sono soltanto un modo di dire, sono il maggior ostacolo che noi possiamo portare a corruzione e nel caso di Roma anche a mafia. Se brevemente, Alfonso, a cosa i costano i dirigenti del Campidoglio? Perché ha raccontato, spesso chi ascolta non ci crede, cioè tu hai imposto loro dei corsi di formazione. Diciamo, no, lei imposto, era libera la partecipazione, però c'erano tutti, abbiamo avuto corsi con 250 persone. Una di questi cosa ti ha risposto a una tua specifica domanda? Ah no, quando questo non era nell'occasione di... Quando dopo la telefonata con Raffaele, di cui racconto, capisco la situazione è drammatica, non posso aspettare di costruirmi una squadra per andare avanti, e allora faccio subito una direttiva d'emergenza e il 20 gennaio faccio approvare in giunta una direttiva sugli appalti dove metto un po' insieme un po' di cose, non è che è il massimo della vita, però era proprio un tamponare, anche perché avevamo il bilancio appena approvato, un modo per tenere i buoi dentro la stalla almeno per il 2015. E dico sostanzialmente in quella direttiva quello che ha detto Raffaele: capisco le procedure negoziate, ma la gara principe è l'evidenza pubblica. Passa un pochi giorni, poi dico la manda ai dirigenti, dico commentate se ci sono degli aggiustamenti da proporre, delle cose che non vanno segnalate. Mi arriva una telefonata di un capo dipartimento di cui non faccio il nome, che terrò per me fino alla tomba, che mi dice: ma assessore, la gara a evidenza pubblica va pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Ora io dico, forse ci poteva arrivare, poteva dire la parola stessa, evidenza pubblica, pubblicazione, hanno una certa assonanza, dico forse ci poteva arrivare. Poteva guardare il codice, ma dico, ma quello che invece mi sono detto io, ma questo significa che tu non hai mai fatto una. Questo tu non hai mai fatto una e sei capo dipartimento. Cioè, sono cose che obiettivamente non possono essere tollerate. Ora, con tutta la buona volontà, veramente, poi durante i corsi devo dire che molta gente ha veramente capito che bisognava imparare, Roma non è il comune di Bivona, il mio paese di origine, per non citare e per non far torto a nessuno, dove sono 4.000 anime, 5.000 anime, e dove praticamente quando hai 1 milione di euro di bilancio devi ringraziare Dio. Roma è la capitale d'Italia. Roma non solo è la città, il comune più grande d'Italia, è la capitale d'Italia. Roma deve avere una classe dirigente che non può essere uguale a quella di un piccolo comune. Non deve essere una classe dirigente che mira a tamponare l'emergenza, deve programmare. Programmazione, questa sconosciuta. A Roma è sconosciuta la programmazione, c'è l'emergenza programmata, ma non si programma. Possibile, per esempio, io critico molto il dipartimento, il grande servizio giardini di Roma, storico, glorioso e mitico, ma possibile che ancora oggi le gare al verde si devono fare dando 100 metri quadri di erba da falciare e 100 metri cubi di alberi da potare, di legna da potare? Possibile che non si faccia un progetto? Quante volte si deve fare la manutenzione? Perché quello che conta, poi i controlli diventano difficilissimi. Dove l'hai falciati 100 metri quadri? Dove l'hai tagliati 100 metri cubi? E se quando fai le alberature, vi dico l'esempio, fai le alberature sulla Colombo, l'altra sera l'ho fatta la Colombo mentre c'era la tempesta e temevo anch'io che cadesse qualche albero, mi tenevo lontano dagli alberi o al centro della strada quando ho fatto la parallela.
poi sempre più spostata a destra. Ma dico, ma quando si fanno le alberature, perché non si fa l'alberatura della Cristoforo Colombo programmata per tempo? No, controllami 100 alberi, 1000 alberi. E se il pino che casca il 1001esimo, dico io, che è successo? Ah, io l'ho controllato con gli altri, io non sapevo, ma questi soldi avevo. Ma è vero che tu hai quei soldi, ma tu, io cito spesso l'articolo 47,2 della Costituzione, tu sei un dipendente pubblico, tu stai esercitando pubbliche funzioni e lo devi fare con due cose, con disciplina, rispetto delle regole. Disciplina è obsoleta la parola, ci fa pensare al ventennio, non è così. Disciplina significa rispetto delle regole e onore. Onore significa che tu rappresenti il Campidoglio, rappresenti l'amministrazione della capitale d'Italia ed è l'onore del Campidoglio che tu devi portare alto. Quindi ti trovi il sistema, perché un sistema c'è sempre. Legale. Dottor Tettone, dirigenti e politica, ci sono due espressioni che utilizza spesso Alfonso Sabella in questo libro, sono fancazzismo e ad culum parandum. Sono due espressioni che accomunano appunto questi due mondi. Ma vista questa situazione appunto dal suo privilegiato punto di vista e dal punto di vista di una persona che, così come è successo anche allo stesso dottor Sabella, è stata chiamata dalla politica stessa a mettere una pezza su se stessa quasi. Come pensa che in qualche modo se ne possa uscire, se vede appunto una luce in fondo al tunnel? Perché fra le altre cose, fra le cose che diceva appunto ieri il commissario Tronca in commissione antimafia, il rischio più grande che corre adesso Roma, a cui il dottor Sabella ha contribuito, ma ci arriveremo dopo, è il rischio paralisi. Io volevo dire che ovviamente sono d'accordo con le espressioni fatte anche per scherzo da Alfonso, ma ovviamente diciamo Alfonso stesso lo dimostra con le tante cose che scrive nel libro. La pubblica amministrazione non è solo quella, la pubblica amministrazione è spesso diciamo mostrata negli aspetti deteriori, ma viva Dio ce n'è un'altra parte di pubblica amministrazione, c'è la parte migliore che Alfonso dice spesso si trova nei sottoscala e che purtroppo spesso non viene valorizzata. Ma io credo che bisogna avere il coraggio di dire che se non si punta sulla pubblica amministrazione, sulla parte migliore della pubblica amministrazione, non c'è speranza. Cioè non si può pensare di cambiare il paese pensando semplicemente che la pubblica amministrazione sono tutti delinquenti o eventualmente persone diciamo di cui non ci si può fidare. Del resto lo stesso fa emergere di fatti di corruzione, la prova che c'è una parte della pubblica amministrazione, perché anche quella è pubblica amministrazione che nel paese fa il proprio dovere, che questa pubblica amministrazione a volte la trovi anche nei posti più incredibili, ma gente che ha la schiena dritta e che ovviamente a differenza nostra non avrà mai la possibilità neanche di dimostrarla, perché tutto sommato noi abbiamo la possibilità tante volte di poter dire le cose, ma quante persone nei posti più improbabili del mondo comunque fanno il proprio dovere e nessuno mai saprà che lo faranno. Quindi è chiaro che la pubblica amministrazione è il tema su cui puntare. Io credo che invece proprio da lì bisogna partire, come diceva Alfonso, da un sistema di regole chiare, che però vanno fatte applicare, perché siamo scocciati di sentire regole perfette che poi nessuno fa applicare. Bisogna provare a valorizzare le energie migliori. Io lo dico, una delle migliori leggi anticorruzione sarebbe quella di fare il merito nella pubblica amministrazione, cioè forse è molto più difficile che vincere la corruzione, però il tema veramente è questo, e credo che ci sono poi tutto sommato le speranze, perché come tutte le questioni, cioè tutti gli aspetti negativi che tu vedi, il mezzo pieno e il mezzo vuoto, nel racconto che Alfonso fa ci sono i nomi dei dirigenti che fanno il proprio dovere, ci sono racconti di fatti, ci sono anche, a me mi è piaciuto molto l'idea di quando Alfonso racconta dei punti verdi e si incontra con un dirigente che all'inizio è un muro di gomma, e però poi Alfonso verifica che quel dirigente non solo è una persona per bene ma lo vorrebbe fare, nessuno l'ha mai valorizzato. Il tema vero è provare a mettere in rete le energie migliori che ci sono nelle realtà, questo credo sia possibile. Ovviamente io non so Tronca a che cosa si riferisse, credo che Tronca si sia trovato nella situazione ancora persino più complicata, perché poi
diciamo, gestire con la logica del commissario è ancora più difficile. Tronca credo sta facendo un lavoro non egregio di più, sta provando, diciamo, a non occuparsi dell'ordinaria amministrazione, perché molto spesso abbiamo visto i commissari che tirano a campare. Lui sta provando su molte cose a rimettere la macchina in ordine, ma è chiaro che certe scelte non possono essere fatte da chi sta lì per pochi mesi e che al limite fa grande impegno, e però che vive della credibilità che i suoi interlocutori sanno che da lì un po' se ne andrà, perché questa è la logica, sappiamo bene, del giunco che si abbassa, che è una famosa espressione siciliana, del giunco che si abbassa, dice tanto fra un po' Tronca se ne va, come se ne sarebbe andato, diciamo, Sabello. Il tema vero è provare a mettere in rete in via definitiva certe questioni, anche avendo il coraggio forse di mettere un po' da parte i propri egoismi, perché poi, diciamolo con franchezza, noi siamo bravissimi a chiedere agli altri comportamenti eccezionali, poco poco si mette in discussione il nostro giardinetto, altro che punti verdi, noi non siamo disponibili a rinunciare a nulla. Quando si è parlato della rotazione dei vigili urbani, ci sono state sicuramente in quella situazioni che forse sono state esagerate, ma io credo che bisognava da parte dei vigili urbani chiedere la rotazione, perché era una regola che in primo luogo faceva bene a loro. Quando in magistratura è stata introdotta la regola che in certi posti più di un certo periodo non si può stare, io non solo sono stato favorevole, sono stato entusiasta, ma non perché si dovesse dubitare di noi, perché è giusto che sia così, c'è bisogno di entusiasmo, c'è bisogno di evitare che si creino meccanismi di incrostazioni nei luoghi, nei tempi, nelle condizioni. Io credo che ci sono le condizioni, perché il paese ha in sé una serie di anticorpi, il problema è essere in grado di utilizzarli quegli anticorpi, ma per utilizzare gli anticorpi ci vuole anche grande volontà di valorizzare le energie migliori che ci sono, malgrado tutto, perché se dopo aver letto Mafia Capitale, le indagini, dopo aver visto il sistema di corruzione che c'è stato, e però Alfonso comunque racconta di tante persone che hanno fatto il proprio dovere, e nell'ordinanza cautelare, io ricordo sempre la famosa vicenda, c'è una dirigente inflessibile che mette in discussione il clan Carminati, e quella dirigente viene fatta allontanare da un consigliere comunale, però c'è, cioè chi va a Dio e chi dice ma io quando guadagno 3.000 euro al mese, ma io mi voglio la mattina avere il coraggio di guardarmi nello specchio e dire quei 3.000 euro me li sono guadagnati e me ne frego. Quindi voglio dire, questa è la parte della pubblica amministrazione che va valorizzata e che c'è, e sulla quale io credo bisogna fondare le speranze, anche perché la logica che spesso nel nostro paese va, non c'è più nulla da fare, alla fine autorizza, così fanno tutti, ed è la logica che fa comodo a tutti, visto che non c'è nulla da fare, tutto si può giustificare, se tutto è corruzione, tanto nessuno, chiunque la fa, non fa nulla di male, da questa situazione non ne usciamo. Io credo che ci sono le condizioni, ovviamente, se proviamo a lavorare con i tempi non brevi, se nessuno chiede che le riforme, le novità possono avvenire in 3 mesi, Alfonso lo ha detto più volte, io ho fatto in emergenza ma ho provato a mettere mano all'ordinario, questo poi non c'è riuscito, chi arriverà dovrà provare a mettere mano all'ordinario, ripeto quello che dicevo all'inizio, forse oggi è molto più difficile che chiunque arrivi potrà dire vabbè facciamo finta di niente, perché certe cose ormai risultano scritte, e ovviamente sarà più difficile se i cittadini faranno la loro parte, cioè se i cittadini chiederanno come loro dovere che certe cose avvengano, se la stampa farà la loro parte, la sua parte, perché il controllo che può fare la stampa, diciamo, vale molto di più del controllo che fa l'ANAC, la polizia, i carabinieri, la guardia di finanza, perché è il controllo in grado di coinvolgere i cittadini. Se ognuno ci mette la sua parte, io credo ce la possiamo fare. Però voglio tornare un attimo sull'aspetto della paralisi della città, perché nel libro ci sono diversi passaggi dove tu, insomma, ti prendi giustamente delle colpe, per esempio una mattina passeggiando ti sei accorto che la città era sporca e hai pensato, certo, se Roma è sporca anche per colpa mia, perché tu sei andato a bloccare delle cose che ne hanno paralizzate delle altre, è così? Purtroppo questo è il solito conflitto di sempre, nel senso che nel momento in cui era accaduto questo, che dopo gli arresti di Mafia Capitale, soprattutto uno dei dipartimenti più colpiti era stato quello dell'ambiente, in quell'occasione
mi trovo, Stella Marino, che era l'assessore all'ambiente, mi segnala che lei immediatamente ha proceduto a bloccare tutte le gare in corso, perché voleva ovviamente vederci chiaro, però mi ha segnalato ci sono delle emergenze, ci sono delle urgenze, ci sono dei mezzi del servizio giardini da riparare, ci sono delle alberature da fare, delle potature, degli sfalci da eseguire. E mi porta quattro gare che dovranno essere le quattro più urgenti, insomma, quelle da. E mi dice: dacci un'occhiata tu, che c'è l'occhio del magistrato barra sbirro, e vedi un po' se c'è qualcosa. Io do un'occhiata a quelle quattro gare, non vi dico, ma già ictuopuli, era evidente come non ci fosse nessun tipo di possibilità di salvarle. Erano gare da annullare in autotutela, perché erano finte gare. Una era un mercato elettronico, c'era scritto MEPA sulla copertina, quindi mercato elettronico, e poi tu dici: vabbè, questo è rivolto al mercato elettronico della pubblica amministrazione, quindi è una gara trasparente. In realtà poi MEPA l'avevano scritto soltanto perché le cinque ditte che avevano invitato a loro discrezione, pure loro facevano parte del MEPA, ma insomma col MEPA non ci cercava niente. C'era una riparazione di mezzi meccanici, nel contratto c'era scritto che i mezzi meccanici andavano portati a spese del comune da riparare all'officina, quindi nel momento in cui tu scegli, ti scegli un'officina vicina, io quindi inviti cinque officine vicine a Pomezia. Ora mo capisco, ma ti costa di più portare il mezzo a Pomezia che ripararlo, insomma, dico, il mezzo guasso. Ovviamente poi questi sarebbero stati per cui ovviamente il risultato è stato quello che abbiamo nominato una commissione interna per verificare tutte le cinquantina di gare, e la commissione ha verificato quelle gare, verifiche che non si facevano prima, e ha detto che sostanzialmente non ce n'era manco mezza da salvare. Abbiamo dovuto annullare tutto in autotutela. Questo cosa ha significato? Ripartire da zero, contenziosi, danni e ritardi nei servizi dei cittadini. Prima Raffaele citava la vicenda della ditta Martella, che quella della mazzetta dei 2000 euro. Lì che cosa abbiamo fatto? Lì, nel momento in cui noi abbiamo poi bloccato tutte le manutenzioni, tutte le gare in corso, che cosa abbiamo fatto? Poi la zona di Borgo Pio per un periodo è rimasta senza manutenzione delle strade. Questo un pochino sono i mali romani, però vedete, se si fosse agito sempre con programmazione, io continuo a ripetere, e si fosse programmati e calcolati e fatto delle gare giuste con dei tempi normali, con degli affidamenti pluriennali, ogni volta si pensa che Roma debba durare 365 giorni, Roma è eterna, non dura 365 giorni, non dura lo spazio di un bilancio, va programmato, va progettato la manutenzione delle strade a Roma. E soprattutto quando fatti i controlli, sapete qual è il mio maggior rammarico? Di essermene andato senza aver potuto testare una macchina a cui avevo dato vita io, che era, lo chiamavo, perché qua tutto bisogna dirla all'americana, io penso in siciliano e traduco in italiano, quindi per me poi non fare la doppia traduzione diventa ancora più complicato, ma dico, l'avevo chiamato Live Team perché volevo andare a intervenire in tempo reale con i controlli mentre si facevano i lavori. Che cosa accade normalmente? Che tu fai i lavori, primo stato d'avanzamento, direzione dei lavori ti certifica che i lavori con l'auto certificato e pagato, poi ti scopri che in realtà quelle strade che dovrebbero durare 9 anni alla fine ti durano un anno e mezzo, due, quando ti va bene. Perché? Perché l'asfalto non è di quella qualità, perché la massicciata sotto non è stata fatta a regola d'arte come doveva essere fatto, perché lo spessore di conglomerato bituminoso che è stato sparso lì è inferiore a quello che era stato, però è tutto certificato, è tutto attestato, è tutto collaudato, tutto regolare. Addirittura racconto un episodio in cui hanno certificato, collaudato e verificato dei lavori fatti in quattro asili pubblici, poi si scopre che non ci avevano mai messo piedi in quegli asili e che i soldi li avevano utilizzati per fare i lavori in una asilo privato per montare il condizionatore a qualcuno, ma lì era tutto certificato e verificato. Allora io per questo mi ero un po' inventato questo live team, volevo andare per i primi lavori del giubileo di notte a sorpresa sui cantieri e andare a vedere mentre lo mettevano il conglomerato bituminoso se era di quella qualità, non quando poi dai la mazzetta al direttore dei lavori perché ti vado a fare il carotaggio dove ce l'hai messo 7 cm o ce l'hai messo quello di quella qualità che io ti ho chiesto, e lì e andare a intervenire come abbiamo provato a fare a Ostia con un supporto di tutte le istituzioni. A Ostia noi abbiamo fatto dei controlli per esempio sugli stabilimenti, sulle spiagge libere, dove abbiamo messo insieme, oltre a vigili, polizia locale, polizia, guardia, polizia di Stato, guardia di finanza, carabinieri, ma anche ispettorato del lavoro e ASL.
e sarebbe stato interessante, importante avere l'ispettorato del lavoro, soprattutto nelle gare al massimo ribasso che noi abbiamo dovuto fare di corsa per il Giubileo, e per poter verificare, perché la legge ti dice che il costo del lavoro non può essere oggetto di ribasso, come pagavi quei lavoratori, se erano lavoratori in nero, se erano assunti, recuperare legalità, perché Roma non può andare avanti con gare con ribasso del 56%, signori, 56% è impensabile. Cioè c'è qualcosa che non va, o è fatto male il progetto, o sono esagerati i prezziari regionali a cui si attinge, oppure c'è qualcosa sotto, perché tu non puoi dare la stessa qualità, se vengo stimato che per fare questa bottiglia ci vogliono un euro, non puoi dare la stessa bottiglia con 20 centesimi, perché c'è qualcosa che non va con 44 centesimi, scusate. Purtroppo la verifica della congruità delle offerte a Roma non si faceva, c'è cose banalissime, tu devi vedere, devi stabilire se l'impresa è in grado di farla, di costruirla, questa bottiglia con 44, dici tu che la fai con 44, benissimo, io ti verifico se riesci a farcela, e questo purtroppo a Roma non veniva mai fatto, a Martello l'abbiamo bloccato proprio perché abbiamo fatto la congruità, il Torre Bassa l'aveva sparato per fare il 56%. L'avevamo convocato, poi non è potuto venire perché era impegnato a farsi immatricolare a Regina Cielo per un altro problema. Stiamo quasi per concludere, due domande telegrafiche al dottor Cantone. Qual è il dossier che spera di non vedere più sulla sua scrivania relativo a Roma Capitale? E che cosa spera di poter vedere guardandosi indietro fra qualche tempo alla scadenza del suo mandato? Insomma, c'è ancora un po', però. Io mi augurerei di non dover più parlare di queste cose, rotazione del personale, cioè mi augurerei che su questo tema, diciamo, si riesca davvero a trovare una soluzione partendo soprattutto con l'accordo del personale. Cioè, siamo sulla strada, se... no? Non molto. Perciò dico mi augurerei soprattutto quello. Ovviamente l'altro tema, mi augurerei che non ci sono, diciamo, problemi, non ci siano più problemi di utilizzo di queste procedure che hanno consentito il verificarsi, diciamo, di fatti di corruzione. Cosa mi aspetto di vedere dietro, diciamo, quando sto per andare via? Glielo dirò quando sto per andare via. Io, diciamo, la cosa cioè, provarla, io non è che non glielo so dire, perché non saprei cosa dirle. Io penso che noi dobbiamo provare in qualunque parte o chiunque faccia un lavoro, un'attività, soprattutto un impegno, a metterci il massimo impegno. Poi i risultati dipendono anche da tante altre ragioni. Io non ho mai pensato che nessuno potesse avere la bacchetta magica per risolvere problemi che sono ai limiti dell'irrisolvibile da soli. Bisogna provare a certe questioni a sollevarle, a provare a fare dentro, perché nessuno può pensare che da solo ci sia un problema, soprattutto così complicato, che viene ad essere risolto. Se qualcuno dà soluzioni semplici alla possibilità di risolvere problemi complicati, ci sta prendendo in giro, o è mandrake, e nessuno dei due, cioè io non appartengo a nessuna delle due categorie. Io penso che si può mettere, diciamo, si può provare a fare, diciamo, ogni giorno una serie di cose. Piccole cose le abbiamo fatte, anche su Roma. Noi siamo riusciti a fare le partite gare del Giubileo, molte le avremmo finite per più o meno l'inizio di dicembre. Sembrava una mission impossibile, le abbiamo fatte facendo dei controlli che non erano mai state fatti, individuando situazioni che, diciamo, non erano mai state controllate in nessun appalto. Ad oggi le gare che abbiamo controllato, ringraziando il Dio, nessuno ha aperto neanche una virgola per dire che c'è stato qualcosa di irregolare. Questi sono piccoli segnali e piccoli risultati che dimostrano che forse qualcosa si può fare, così come abbiamo provato per esempio a farlo per Expo, e sono piccoli segnali che se si prova a fare le cose bene forse qualche risultato resta. Una domanda anche ad Alfonso, che peraltro oggi sta vivendo anche un tour de force televisivo che si concluderà stanotte a linea notte su Rai 3. Mi sto sforzando di non dire sempre le stesse cose, ma io ti voglio chiudere così. Domenica sul Fatto Quotidiano Antonio Padellaro ha scritto del nostro libro, c'è un libro fresco di stampa che tutti i candidati alla poltrona del Campidoglio farebbero bene a leggere, anche noi elettori naturalmente, per capire in quale assurdo ginepraio andrebbe comunque a ficcarsi il sindaco eletto, forse anche il migliore possibile, dopo la festa e i brindisi.
Sabella, dopo l'esperienza da assessore in Campidoglio, chiunque esso sia, che cosa dovrà fare nei primi 100 giorni, una priorità, il nuovo sindaco di Roma? Mettere mano alla macchina amministrativa, fare in modo che quella che sarà, io spero che arrivi un sindaco che abbia una visione di Roma innanzitutto, che abbia una visione di Roma, che capisca come voglia lasciare Roma dopo i 5 anni del suo mandato. Che cosa? Un sindaco che metta mano a dei problemi importanti che sono le periferie, perché Roma non sono le mura aureliane, no, so che sono interessato, io sono un abitante delle periferie, però le periferie sono il cuore, veramente il cuore pulsante di Roma, perché nelle mura aureliane siamo bravi tutti a star bene. Purtroppo le periferie molto spesso sono state trascurate, perché chiaramente non finiscono sotto i riflettori nazionali, però vedere delle situazioni da... Per questo in qualche modo avevo preso a cuore i punti verde qualità, perché i punti verde qualità erano qualcosa che poteva veramente, io dico, stemperare quello squallore da era post-atomica di certe periferie, poteva essere un modo di grande rilancio per la gente che in quel quartiere ci voleva vivere e piuttosto che dormire, e non solo dormire. E quindi io dico, mettere in mano sicuramente delle priorità, ma per far questo deve capire come realizzarlo il progetto, per realizzarlo deve avere un braccio armato. Non voglio fare il monologo di Penenia Grippa, della plebe, della pancia, dello stomaco e del cervello, perché il problema è che è assolutamente indispensabile. Certo che è difficile presentare i libri con lei, però glielo devo dire, veramente complicato, è quasi complicato, la stessa complicazione di fare l'assessore alla legalità. Ok, esatto, benissimo, per aumentare il livello di difficoltà, è chiaro. E quindi dicevo, dicevo, basta, ormai siamo a livello, perché poi c'è game over. E quindi dicevo che è indispensabile che si doti di un braccio armato, di una macchina amministrativa capace. Oggi mi hanno fatto una domanda provocatoria in cosa, che cosa critica Ignazio Marino. Io quello che critico Ignazio, con tutto l'affetto che mi lega ancora a lui, dico il fatto di non essersi dotato, di non essersi circondato attorno di una squadra di livello adeguato alle imprese che voleva compiere. Quindi occorre che ci sia una squadra importante e che questa squadra sia in grado di rendere operative ed efficaci le idee della politica, perché quando io posso avere le idee più belle di questo mondo, ma se non ho chi le traduce da un lato chi le traduce in realtà, e dall'altro lato purtroppo non può essere sempre Raffaele Cantone chi le controlla. Perché anche questo è il problema dei controlli, per esempio i controlli interni in Campidoglio. È vero che è tanto, ma io uno sforzo l'ho fatto. Voi considerate, pensate che gli atti in media, il controllo degli atti successivi, del controllo successivo di irregolarità amministrativa, degli atti della pubblica amministrazione, in media nei ministeri non raggiunge nemmeno il 5%, ma mai raggiunge quasi mai il 5%, nella sanità si aggira tra l'1 e il 2%. Io in Campidoglio l'ho portato al 30%, al 30%. È un lavoro, lo so che non ha appeal questo, però permette, non ci sono più i Coreco, non ci sono più i controlli esterni alla pubblica, la stessa pubblica amministrazione che si autocontrolla, e allora è necessario che ci sia una struttura esterna dentro la pubblica amministrazione, ma estranea agli altri dipartimenti. Quel team di cui avevo parlato, quella team che volevo costruire fuori, doveva essere non al SIMU, doveva essere sotto le dipendenze del segretariato, una struttura separata. La centrale unica di committenza era un'altra struttura che era separata rispetto agli utilizzatori finale dell'appalto. E tutto questo avrebbe consentito di istituire una serie di controlli interni, di verifiche, di avere la possibilità di contare su più dirigenti che erano in grado di capire se c'era qualcosa, che erano di cogliere i segnali. E questo purtroppo, sapete, non è che possiamo lavorare solo con gli sbirri e i magistrati, cioè gli sbirri e i magistrati intervengono solo, io mi considero tra gli sbirri più che tra i magistrati, tra parentesi, intervengono solo quando c'è quando la criticità si è già verificata. Io, vedete, quando ero a Palermo mi sono occupato di tante indagini, una di queste è stata quella di trovare, anche se non fisicamente perché erano nati tanti, gli assassini di Don Pino Puglisi. Vedete,
E di Don Pino Puglisi, io dicevo, Don Pino Puglisi è un parroco, è il parroco di San Gaetano a Brancaccio, che è stato ammazzato il giorno del suo compleanno, il 15 di settembre del 1993. Don Pino dava fastidio perché raccontava una storia, oggi una mia amica mi ha regalato il suo libro scritto proprio su Don Pino, quindi mi è venuto in mente. E Don Pino, l'osservazione che io facevo all'epoca è che quando noi siamo intervenuti, magistratura, forze di polizia, abbiamo fatto terra bruciata, li abbiamo arrestato tutti. A Brancaccio, voi pensate che questo Spatuzza di cui sentite parlare, Spatuzza era, non era manco un uomo d'onore, era un rapinatore. Quando avevamo arrestato talmente tanta gente che per avere un capomandamento, a questo l'hanno lo stesso giorno, combinato uomo d'onore e nominato capomandamento, non avevano nessuno, veramente avevamo fatto terra bruciata. Però lì l'avevamo fatto con la magistratura e la polizia. Ma che cosa è cambiato a Brancaccio? Nulla. Perché chi doveva costruire, magistratura e polizia, tagliano. Chi deve costruire, chi deve seminare le nuove erbe, non può essere la magistratura o la polizia. Occorre una pubblica amministrazione come quella che vi raccontava Raffaele, una pubblica amministrazione che punti sui suoi elementi migliori e che faccia crescere. Quindi chiunque sia il sindaco di Roma si doti di questa pubblica amministrazione, sia a livello di squadra di tutela personale, tra virgolette, e sia soprattutto di squadra operativa e di squadra che faccia dei controlli. Ringraziamo Raffaele Cantore, Raffaele Sabella, e tutti gli anni anche a comprare il libro Capitale in Fetta.